Luna Rossa corre, anzi vola verso la 37esima America's Cup a Barcellona 2024. In Coppa America si deve essere attenti a tutti i particolari. Da oggi c'è una nuova partnership dal nome affascinante, singolare, Human Performance. Entra in campo a fianco di Luna Rossa il colosso Farmanutra, già presente nello sport e nella vela. Siamo stati alla presentazione di Pisa ad ascoltare i pareri dei protagonisti. Essere parte di una rossa vuol dire essere parte dell'Italia, della nazionale italiana di vela. Da velista e da fondatore come fratello di Farmanutra, esserci legati a loro in tutto quello che è la performance è il coronamento di un sogno. Valenze intrinseche e scientifiche enormi, noi siamo il loro partner sulla performance non tanto di navigazione ma quella prettamente atletica, che è quello che comporta la nostra azienda. Quindi mettere insieme un team di professionisti che devono ottimizzare quello che gli atleti fanno dal punto di vista fisico, mentale, prestazionale, e quindi non è solamente un fornire prodotti, tutt'altro, o fornire dei fondi, è mettere insieme un gruppo di professionisti di altissimo livello, quindi nutrizionisti, preparatori atletici, fisioterapisti, psicologi, un team di persone, progettisti di prodotto, che ci dà la garanzia di sbagliare poco, ci dà la garanzia di fornire a questa nostra nazionale della vela tutto il supporto possibile e immaginabile per portarci questa Coppa a casa. Sognando appunto la Coppa America. Eh sì, la Coppa è la Coppa America, non ce n'è altre di Coppe. La vela è tutta figlia della Coppa America. Sì, ci sono le squadre olimpiche, tutto quello che si vuole, ma la Coppa America ha un significato iconico talmente importante che esserne parte con la nostra barca italiana per noi ci riempie veramente il petto di un orgoglio smisurato. Sì, oggi è una serata speciale per noi, ma per tutte le persone che hanno fatto sì che questa partnership si avverasse, no? È una, come dicevo prima, è durata un po' di mesi, perché alla base di tutto alla fine c'è una passione comune che, oltre a quella della vela, è quella di competere, no? Di essere il più competitivi possibili. Con questa abbiamo chiuso un altro tassello che era un po' scoperto all'interno del team. Siamo sicuri che questa partnership darà dei risultati, adesso starà a noi farli fruttare, far sì che questa porti i frutti sperati, perché alla fine queste barche vanno a delle velocità pazzesche, quindi dovevamo completare un po' la nostra preparazione, che non è solo da un punto di vista fisico ma è anche da un punto di vista scientifico, mentale, quindi Cetilar attraverso Farmanutra sicuramente sarà di fondamentale per il risultato finale della prossima Coppa. Assolutamente, una bellissima giornata, una partnership tra due eccellenze nel comparto sportivo e nel comparto medico che fanno sinergia. Ho avuto modo di ricordare una grandissima sinergia attorno al mondo della vela e soprattutto il grande sogno di Luna Rossa, che oggi si arricchisce anche di un grande partner che sono certo potrà portare dei grandi benefici. Ma per me che sono l'utente finale è un momento di grande felicità, perché il team Luna Rossa diventa più forte grazie a questa bellissima partnership con Farmanutra. Avremo un approccio più scientifico nella preparazione del sailing team, nella prevenzione degli infortuni, una serie di cose che rendono il team Luna Rossa ancora più forte di quanto era prima, per cui per me è veramente un momento di grande felicità. Quindi diciamo che, ecco, quando si parla di lavorare sui dettagli per arrivare a vincere un trofeo come la Coppa America, anche questo è un dettaglio molto importante, no? Ma sicuramente ci sarà un'attenzione particolare ai dettagli, alla preparazione fatta in modo super scientifico, e quindi non avremo scuse, dovremo veramente far bene a Barcellona. Sicuramente è un sistema di cose, no? La nostra conoscenza del gesto sportivo, il nostro amore per lo sport. Lo sport non dobbiamo dimenticarci che è una grande scuola, significa tantissimo, educazione, significa formazione, significa tanto per tutti, dai bambini fino all'adulto, all'atleta ormai maturo. E quindi ci crediamo tantissimo. La nostra azienda ha un focus in questo ambito, cioè nel accompagnare, nell'aiutare l'atleta nell'ottimizzare il gesto sportivo, e quindi essendo in questa posizione che appena abbiamo delineato e
amanti e praticanti la vela e velisti, regatanti. A questo punto abbiamo unito questo, abbiamo unito queste consapevolezze, questi valori, e conoscendo bene cosa c'è dietro il gesto sportivo di una Coppa America, così una struttura così importante, così affascinante, così sfidante, abbiamo accettato una sfida. Perché una sfida? Perché io credo che una struttura del genere a supporto di un team di Coppa America, credo proprio che non ci sia. Sta a noi ora riuscire a farla diventare vincente. Questa scelta non è così scontato, perché ci stiamo battendo una sfida, la sfida nel creare valore nell'ambito della human performance, unendo le attività di tantissimi professionisti senza impattare in maniera fastidiosa nei confronti degli atleti, quindi portare solamente valore. Non è semplice, potenzialmente è una cosa straordinaria, ma a questo punto ora dobbiamo lavorare in questo, cioè riuscire a fare amalgamare tutte queste eccellenze. Questo al netto del fatto che chiunque partecipi alla Coppa America punta evidentemente a vincerla, immagino che sia l'obiettivo finale di un progetto come io. Beh, chi è che non va a fare una gara sperando di vincerla? Chi ci va la pensa come De Coubertin, che secondo me ha sbagliato completamente tutto nella vita. E quando uno va a fare una gara lo va per vincere. Noi siamo convinti di andare laggiù per tentare, no? Di portare via la Coppa America per la prima volta in Italia. Non sarà per niente semplice, lo sappiamo tutti, ci vuole tantissima umiltà, testa bassa, lavorare, e ognuno ci mette il proprio. Noi ci mettiamo una piccola cosa, che però sappiamo benissimo quello 0,01 nodo in più ti può far tagliare il traguardo prima.